La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Peralpina.it che si apre con la cronaca. Incidente sul lavoro oggi a Carnago. Un operaio di 54 anni che stava lavorando alla rete fognaria cittadina è rimasto schiacciato dopo un cedimento ed è in gravi condizioni. Il servizio di Marco Croci con immagini di Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. Stava lavorando alla rete fognaria quando il terreno ha ceduto e lui è rimasto schiacciato. Momenti di grande paura oggi a Carnago in via Ada Negri, dove erano in corso alcuni interventi alla tubatura sotterranea. Stando alla prima ricostruzione, all'improvviso il terreno ha ceduto e un 54enne che si trovava al lavoro è rimasto schiacciato. Subito è partita la richiesta d'aiuto e sul posto sono accorsi gli operatori sanitari con ambulanza ed elicottero, poi i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici di ATS Insuria, competenti in materia di infortuni sul lavoro. L'uomo è stato liberato e dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Circolo di Varese, in codice rosso, ossia quello che indica le situazioni più gravi. Sempre stando alle prime informazioni, ha riportato traumi al bacino, al torace e agli arti inferiori. Ancora cronaca rapina, oggi alla farmacia Tenconi a Gallarate, nei pressi della stazione sotto i portici di piazza Papa Giovanni XXIII, bottino di 100 euro. Un uomo armato di forbici è entrato nel locale e ha minacciato un dottore che era dietro il bancone facendosi consegnare il denaro. Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso la scena, indagano i carabinieri. Occupiamoci ora di viabilità a Varese, annunciate alcune modifiche legate al progetto della maxi rotonda di Largo Flaiano. Ci spiega tutto Sara Giannini. Ancora novità viabilistica a Varese. Dal comune hanno infatti annunciato una serie di cambiamenti nell'ambito del progetto della maxi rotonda di Largo Flaiano. Nei prossimi giorni, in via Limido, dal raccordo Limido-Goldoni all'intersezione con via Sant'Imerio, verrà soppressa la corsia riservata ai mezzi di trasporto pubblico, con il seguente ripristino del doppio senso di circolazione. Un intervento già realizzato riguarda l'installazione di spine intelligenti al semaforo che regola l'incrocio tra viale Borri e via Guicciardini, con l'obiettivo di fluidificare la viabilità. È previsto poi un altro cambiamento che riguarda via Rivarocci. La strada vedrà un'inversione del senso di marcia e potrà essere percorsa arrivando da via Lazio e proseguendo per via Catalani. Dunque, per recarsi in ospedale da Largo Flaiano si potrà imboccare via Gradisca, proseguendo su via Arsiero e poi su via Lazio. Restiamo a Varese, il centro diurno della Fondazione Piatti a Bobbiate e il neonato giardino multisensoriale sono stati intitolati alla figura di Clemente Ballerio. L'intervista a Franco Radaelli, direttore generale della Fondazione. Oggi Fondazione Piatti inaugura e nomina, diciamo, il suo centro di Bobbiate, il giardino sensoriale, alla figura di Clemente Ballerio. Un giardino sensoriale che vuole essere per Fondazione anche un ulteriore segno di vicinanza con il territorio di Varese dove Fondazione è nata. Ce ne può parlare? Sì, perché proprio siamo nel luogo delle origini. ANFAS Varese e Fondazione Piatti sono nate proprio qui a Bobbiate. La scelta di un giardino sensoriale è proprio un legame con la storia, ma è anche un messaggio forte di un legame col territorio, ma che vuole andare verso il futuro, perché questo giardino lo scopriremo insieme poi dentro tanti elementi di innovazione e quindi è una fondazione che è proiettata nel futuro, che è proiettata anche a individuare soluzioni nuove di presa in carico, di sostegno e di risposte al bisogno delle persone con disabilità, autismo e le loro famiglie. Iniziativa solidale oggi nel carcere varesino dei Miogni da parte della Decathlon di Castelletto Ticino. A raccontarci di che cosa si tratta è la responsabile della gestione personale del punto Decathlon, Maria Grazia 40. Ascoltiamo le sue parole. Ciao, sono Maria Grazia, responsabile della gestione del personale di Decathlon Castelletto Ticino e quest'anno diciamo, abbiamo organizzato il Foundation Day, che è un'attività all'interno del progetto Diversity Inclusion Decathlon, alla Casa Circondariale di Varese. Il nostro obiettivo è quello di rendere lo sport al maggior numero disponibile, accessibile al maggior numero di persone ed è per questo che abbiamo scelto loro per poter, diciamo, partecipare ad una giornata di sport interagendo con loro attraverso attività quali il calcetto, attraverso il ping pong, attraverso circuiti di fitness e alla fine della giornata con loro passeremo un 4 ore insieme, doneremo due porte da calcio e il pallone per lasciare un'attività sportiva direttamente qui in carcere. Grazie.
Gallarate, Mario Lainati è il nuovo presidente del Museo Maga. Oggi la presentazione lo ha intervistato Angelo Perna. Mario Lainati non ha bisogno di presentazione, un gallaratese ormai acquisito no? Che tutti conoscono. Da oggi nuovo, ufficialmente nuovo presidente del Maga. Un incarico preso con spirito di servizio. Certo, perché come dicevo prima, ho un debito di riconoscenza nei confronti della mia città. Dico la mia città insieme con Napoli, per la verità. E sento proprio il dovere di disobbligarmi nei limiti di quello che posso, dando professionalità, attenzione e tanta collaborazione per la realizzazione di scopi istituzionali, scopi che riguardano l'intera cittadinanza. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è, come si diceva prima, conservare questo splendido strumento al territorio, preservarlo da interessi personalizzati che possano in qualche maniera snaturare lo scopo e la funzione di questa istituzione. E quindi conservarne l'autenticità legata sempre al territorio e sempre nello spirito di dare una funzione, un servizio ai cittadini. E questo spero che si possa raggiungere. Si raggiungerà grazie a una splendida equip che è alle spalle della Presidenza. Torniamo a Varese perché è stata inaugurata questa mattina la mostra Nel Tempo, rimarrà aperta a Villa Panza fino al 6 gennaio prossimo. Il servizio è stato confezionato da Riccardo Prando. Una mostra non facile, ma tra quelle organizzate fin qui la più vicina allo spirito di Giuseppe Panza. Così Marco Magnifico, presidente del Fondo per l'Ambiente Italiano, ha inaugurato questa mattina la presenza del sindaco Davide Galimberti e dell'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, la mostra Nel Tempo, che rimarrà aperta a Villa Panza fino al prossimo 6 gennaio. 59 opere di 23 artisti contemporanei, quasi tutte proprietà della famiglia Panza. Nell'arte contemporanea il tempo appare, si palesa, ha detto Gabriella Belli, la nuova responsabile delle esposizioni a Villa Panza. È un fenomeno da indagare, non come simbolo o divinità, ma come presenza immateriale e intangibile, liquido amniotico nel cosmo nel quale galleggiamo, culla di ogni nostro stato d'animo, di ogni azione, di ogni risveglio, di ogni nostra immagine e rappresentazione della realtà. Ed occupiamoci ora di musica, di un'iniziativa della Biblioteca di Legnano, ascolti di gruppo per rivivere le emozioni punk dei Clash. L'intervista di Laura Defendi al bibliotecario Angelo Pravettoni. Angelo, ma chi l'avrebbe mai detto che i Clash potevano essere ascoltati su vinile in una biblioteca nel 2024? Ce lo siamo detti noi quando abbiamo avuto questa idea, abbiamo detto perché non provare a fare un gruppo d'ascolto oltre che un gruppo di lettura, e ci è sembrato che il vinile portasse un po' una, come dire, una caratteristica più amichevole che ricordava, come vedi, le persone sono un po' della nostra età, degli anni 60, e noi ci trovavamo a ascoltare i dischi e abbiamo provato a replicare questa cosa in una comunità di persone che amano la musica, che amano le cose della biblioteca, e pare che abbia avuto un riscontro, insomma, siamo contenti. Sport, calcio, Serie D, il nuovo corso della città di Varese, presentati oggi il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo. Le interviste sono state realizzate da Silvio Tranquillini con l'ausilio per le immagini di Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. Roberto Floris, Antonio Montanaro, rispettivamente allenatore e direttore sportivo del Varese, quali sono innanzitutto le emozioni per essere arrivati in una piazza così importante con tanta storia alle spalle?
Sì, sicuramente è stata una chiamata molto importante. Quando arriva una squadra come il Varese a sceglierti, è innanzitutto un motivo d'orgoglio, è di grande emozione e consapevolezza anche di dover rappresentare questa società e questi colori nel miglior modo possibile. Ci siamo subito calati nella parte, stiamo lavorando per gettare le basi per la prossima stagione. Il tempo stringe, non manca tantissimo, ma ci faremo trovare pronti. Beh, innanzitutto è doveroso un ringraziamento alla società per questa grande opportunità. Sappiamo benissimo che vestiamo una maglia gloriosa, una maglia importante. Speriamo quest'anno di poter dare soddisfazione al nostro pubblico, spero numeroso. È una grande soddisfazione, un passo in avanti per noi, con la speranza di fare un campionato importante. Ed ora alcune delle anticipazioni, delle notizie, degli approfondimenti che troverete sulla Prealpina domani in edicola e in edizione digitale. La parola alla collega Antonio Triveri. Buonasera, sarà la casa degli infermieri e sorgerà a Varese, poco distante dall'ospedale di Circolo. In anteprima presentiamo sul giornale di domani il rendering del nuovo intervento nel servizio curato da Barbara Zanetti. Il 6 giugno Daniele avrebbe compiuto 10 anni, ma è stato ucciso dal padre nel 2022. A Gazzada Schianno, mamma Silvia fonda un'associazione per le vittime di violenza e noi lanciamo l'appello sul giornale di domani affinché il sacrificio di quel bambino non vada perduto. Intanto a Busto Arsizio è ancora allarme dengue. Parte la disinfestazione contro la zanzara colpevole di una grave forma febbrile. Infine, come ogni venerdì, lo speciale sui centri impiego con domande e offerte di lavoro. Bene tutto, grazie per essere stati con noi. Appuntamento con il TG di prealpina.it domani alle 19. Buona serata.